È un fotografo, non un dinamitardo. E aspetta lo scià solo per sparare qualche foto. Sono le 12, puntuale come un re, Re Zapanevi esce dall'ambasciata dell'Iran. I fotografi in motoscooter gli fanno da scorta. Lo scià è a Roma in forma privata e le sue passeggiate non sono regolate da nessun cerimoniale. Il sovrano può quindi cimentarsi come un guidatore qualunque nel caotico traffico della capitale. E visitare come un turista qualsiasi lo zoo, senza che il leone, un cui antenato figura sulla bandiera persiana, mostri di riconoscerlo. Lo riconoscono invece numerosi visitatori e una signora gli chiede di posare con il suo bambino in braccio. Domani il piccolo sarà fiero di questa foto. Avevo appena 2 anni, dirà agli amici, e già ero intimo dello scià. Le giraffe aspettavano questa visita da tempo. Guardate com'è allungato loro il collo a forza di aspettare. La regina Faradiba raggiunge il consorte allo zoo, ma il re dei ghiacci non vogliono familiarizzare con i sovrani della Persia. Decisamente sono un po' orsi. La foca invece ci tiene a vedere da vicino i visitatori d'eccezione, ma è la curiosità o sono i pesci ad attirarla? Il rinoceronte mostra i denti. Probabilmente si tratta di un rinoceronte repubblicano. Lo scià non si formalizza per così poco. Re Zapanevi è un monarca democratico e rispetta anche le opinioni politiche dei rinoceronti.